Buonasera a tutti. Oggi parliamo di imposta di bollo e fatture elettroniche. O meglio, parleremo delle novità introdotte dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, che è andato a modificare l'articolo 6,2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014. Qui ho riportato il testo integrale dell'articolo 1 appunto del DM 28 dicembre, che va, come dicevamo prima, a modificare l'articolo 6,2 appunto del DM 17 giugno 2014, che tratta di modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. Riassumendo, fondamentalmente, dal 1 gennaio 2019 il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda invece le fatture elettroniche, quindi il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, deve emesse, ovviamente, avviene per ciascun trimestre solare. Deve avvenire entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, ad esempio, per le fatture emesse che necessitano di marca da bollo, emesse nel primo trimestre 2019, quindi 1 gennaio 31 marzo 2019, l'imposta di bollo dovrà essere pagata entro il giorno 20 di aprile. L'Agenzia delle Entrate, quindi, cambia anche la modalità di pagamento. L'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche. Pertanto vedremo che dovrà essere valorizzato nel tracciato XML l'apposito campo per l'imposta di bollo. Quindi, appunto, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, o meglio trasmesse attraverso il sistema di interscambio, riporterà l'informazione all'interno dell'area riservata del contribuente, quindi del soggetto passivo IVA, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento di tale imposta può essere effettuato alternativamente o mediante un servizio appositamente presente nella predetta area riservata, oppure con addebito su conto corrente bancario o postale, o ancora utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, viene ricordato che la fattura elettronica deve riportare una specifica notazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014. A mio parere è inutile riportare la specifica notazione, poiché ricordiamo che nelle specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate viene specificato che qualora venisse indicato sì all'interno di bollo virtuale, il bollo a quel punto si considererà assolto, o meglio dovrà essere assolto, ai sensi appunto del DM 17 giugno 2014. Riepilogando. Termini di pagamento, quali saranno per quanto riguarda l'esercizio 2019? Per il primo trimestre dovremo pagare l'imposta di bollo entro il 22 aprile 2019, in quanto il 20 aprile è sabato. Per il secondo trimestre 22 luglio, per il terzo trimestre 21 ottobre. Per quanto riguarda invece il quarto trimestre, il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire entro il 20 gennaio 2020. Per quanto riguarda cosa indicare in fattura elettronica, il cedente prestatore dovrà valorizzare un apposito campo del tracciato XML. Nel software Agenzia Entrate, quindi per esempio il software gratuito dell'Agenzia delle Entrate, sarà necessario fleggare la casella Dati Bollo nella sezione Dati Generali, dopodiché indicare sì all'interno del campo Bollo Virtuale e si potrà riportare il valore di 2 euro nel campo Importo Bollo. Negli altri software, l'Agenzia delle Entrate consiglia di inserire, qualora il cedente prestatore volesse riaddebitare il bollo al cessionario committente,
L'Agenzia delle Entrate appunto consiglia di inserire una riga in fattura con aliquota IVA 0% e la natura dell'operazione N1, ovvero operazione esclusa ex articolo 15. Lo SDI ad oggi invece accetta anche fatture senza la riga e con una differenza sul totale di 2 euro. Potremmo qui stare a disquisire sul fatto che sia corretto o meno riaddebitare l'imposta di bollo da 2 euro sul cessionario committente, non è questo il momento. Un altro dubbio ricorrente riguarda invece le fatture cosiddette miste, ovvero fatture che contengono al loro interno operazioni, ad esempio, escluse articolo 15, quindi ad esempio riaddebiti di spese superiori a 77,47 euro e contemporaneamente operazioni imponibili IVA. Secondo l'Agenzia delle Entrate, secondo una vecchia risoluzione, in tal caso l'imposta di bollo va applicata, però diciamo ci sono scuole di pensiero differenti. Grazie dell'attenzione.